Per questa puntata che apre il 2019 ho chiesto due semplici cose. La prima, cosa desiderano per se stessi, personalmente, per il nuovo anno? E la seconda, invece, domanda che ho fatto a tutti i napoletani, è cosa si augurano e cosa desiderano per la città di Napoli? Una sequenza di interviste che di fatto chiude il 2018 ed apre il 2019. Io brindo con voi. Auguri per il nuovo anno, davvero tanti tanti sogni che possano realizzarsi per tutti noi e soprattutto auguri ai miei collaboratori che hanno tanta pazienza per realizzare queste ed altre produzioni che prossimamente partiranno. Ancora auguri. Tranquillità e serenità per tutti quanti. La cosa migliore. Per Napoli forse dovremmo migliorare noi stessi, nel senso che siamo troppo maleducati, troppo persone che non stanno attento al prossimo. Questa è la cosa importante che dovremmo fare. Parecchie persone non lo fanno, ma dovremmo farlo. Che siamo sempre felici, la cosa più ovvia, giusto? Napoli, per l'area metropolitana di Napoli. Che miglioriamo molto, perché siamo proprio ai piedi di Pilato, come si dice. Prima cosa la felicità, stare in pace con tutti e amare tutti. Napoli, mi auguro più serenità per tutti e più quiete perché c'è un casino a Napoli. Dovrebbero cambiare un po' tutti. E lavoro, soprattutto il lavoro per i giovani. C'è sta troppa disoccupazione e non si può andare avanti così. Che cosa mi posso augurare? Niente, pace, tranquillità e serenità. Non più di tanto, ok? Famiglia soprattutto e la salute, mi dovete credere, la salute. Tutto qua. La cosa che mi viene in mente è la salute, a tutti quanti. Per l'area metropolitana di Napoli. Una riqualificazione. Che mi mandano poca pensione. Se non è tanto alta. E che lo posso dire un po' di soldi a chi di là che esageratamente si hanno fatto le leggi da solo per aumentarsi tutti quei vitalizi e quella roba. Che dicono che è Costituzione, che è legge, ma legge fatta tra di loro. Ma non dal popolo italiano, perciò non è giusto che dovrebbero avere tutti quei soldi senza aver, per aver lavorato e non pagato i contributi. Invece io l'ho pagati. 40 anni di lavoro per pigliare 1200 euro. Per l'area metropolitana di Napoli. Che pigliassero un po' di gente a lavoro e pulire un po' meglio Napoli, a posto di tutta quell'immondizia che ci sta per le strade. Che viene, diciamo, un buon anno per tutti, per me, per la mia famiglia, per i miei nipoti e per tutti quanti. Questo voglio. Per il nostro capoluogo. E un po' di lavoro a tutti i disoccupati che ci stanno e a tutti quanti. Tanta prosperità, tanta. E poi. E invece per la città di Napoli, per la città di Napoli. No, e fallo lei la domanda! Non lo so, mi hai fatto emozionare. Aiutami, dai, Cosa si aiutami. augura per la città di Napoli? Ci sono tante cose eventualmente da dire sulla nostra città. Qua, fammi compagnia! Dai, tanto la tagliano, non ti preoccupare, vieni qua, prepariamoci, vieni qua, facciamo una bella figura. Muoviti! Ma... Chiudi, vieni qua! Signora, venga. Allora, facciamo Taglia una cosa. tutto, eh! Tagliamo tutto. Allora, facciamo, ripeto da capo. Allora, signora, cosa si augura lei personalmente per l'anno prossimo? L'anno prossimo lo dedicherò a me stessa, Ok, vabbè, l'importante è che abbiamo risposto. E invece cosa si augura per, non so lei dove abita più o meno? Ah, perfetto, quindi siamo in provincia di Napoli. Cosa si augura per insomma, l'area metropolitana di Napoli, per Napoli? Che vada sempre meglio, che si aggiusta tutto, sia il lavoro per i giovani, che
ci sia... Disgraziata. Vabbè, auguri allora. Auguri. Ma lo tagli? Lo dobbiamo tagliare. Poverino, perché lo devi tagliare? Auguri, buon 2019. Auguri, auguri a tutti voi. Un bacio. No, taglialo, taglialo, ti prego. Auguri a tutti voi. Che sia un anno migliore per tutti, perché questo 2018 non ci possiamo lamentare, ma il 2019 deve essere, un grande 2019. Alle mie amiche. A tutti i malati, i bambini, tutti, tutti, tutti. Anche al mio pelosetto. Gli animali devono essere loro i primi devono essere belli, eccoli qua. Mi raccomando, adottateli.